salutato anch'io. Lei è stato a Londra per l'incontro con Bilderberg, no? Il gruppo Bilderberg. Volevo chiedere se ci poteva dire qualcosa riguardo a questi incontri, perché non siamo venuti a conoscenza di niente. No, ci sono dei comunicati sul sito. Il nome suo, sul sito? No, sul sito. Sì, ma è il programma generale. Sì. Però no, di quello che sei parlato in quattro giorni. No, io però. Cosa... I temi sono. Sì, ma i temi, ma dopo li avete sviluppati, di cosa si è parlato? Il video che avete appena visto testimonia l'incontro che abbiamo avuto io e Alessio Villarosa per caso con Mario Monti, ex primo ministro e attuale senatore e senatore a vita, che dal 6 al 9 giugno è andato a Londra, nei pressi di Londra, e si è riunito in un hotel molto lussuoso. Questo hotel sarà il Bilderberg Group, che annualmente si riunisce 130 partecipanti da tutto il mondo, persone molto influenti in campo economico, politico, finanziario, militare, che discutono di svariate tematiche. Quest'anno le tematiche erano su internet, come ci ha ricordato Monti nel video, ma noi precisamente abbiamo chiesto a Monti che cosa si è sviluppato in questi quattro giorni, quali sono state le conclusioni avvenute in questo incontro. Cioè, è lecito domandarselo, no? Per questo noi chiediamo a Monti: Monti, rispondi alle nostre domande. Di cosa avete parlato lì dentro? Cioè, perché lo fate così segreto? Perché non c'è trasparenza in questo gruppo che si riunisce da quasi 50 anni?